Il grande problema dell'equilibrio nel malato di Parkinson è che l'invalidità, questo tipo di invalidità, porta addirittura a cadute che possono avere delle conseguenze anche abbastanza infauste, come le fratture, per esempio. Sui malati di Parkinson, terapie farmacologiche per quanto riguarda l'instabilità posturale non ce ne sono. Il dispositivo Equistasi è un dispositivo a nanotecnologia che ha la capacità intrinseca di trasformare l'energia termica in energia meccanica. Sostanzialmente, una volta applicato alla cute del paziente, si riesce a trasformare questa energia termica in vibrazione. La vibrazione focale, in questo caso, che viene prodotta, riesce a stimolare alcuni recettori del nostro sistema nervoso periferico, sostanzialmente i propriocettori, che rimettono in comunicazione il sistema nervoso periferico, appunto, col sistema nervoso centrale, andando ad aumentare le capacità, soprattutto capacità dal punto di vista di equilibrio, in questo caso sul Parkinson. Fino ad oggi la somministrazione di queste terapie erano somministrazioni che dovevano essere fatte con dei macchinari anche abbastanza ingombranti, e la necessità del paziente di andare presso lo studio, andare presso i medici per poter avere questa terapia. La grande innovazione del dispositivo è che è una terapia indossabile. Dopo alcuni secondi di posizionamento, ricordiamo che il posizionamento del device è sulla cute, il cerotto serve solo ed esclusivamente per poterlo applicare. Quindi non è un usa e getta sostanzialmente. Da pochi secondi dopo l'applicazione del dispositivo parte questa vibrazione che dura per sempre. Una grossissima parte dei pazienti, quasi tutti in realtà sottoposti con la terapia vibrazionale Equistasi, hanno avuto una diminuzione delle cadute maggiore dell'80%. Il Parkinson purtroppo crea delle problematiche legate all'equilibrio e ai disturbi assiali, e una delle problematiche proprio più temibili è quella dell'equilibrio, e oltre a questo anche tutta una serie di sintomatologie extrapiramidali, quindi che non si possono controllare, sono il tremore, il freezing. Queste problematiche vanno ad invalidare notevolmente quella che è la qualità della vita. Il dispositivo ha questa capacità che riesce a migliorare la comunicazione tra il sistema nervoso centrale e quello periferico. I punti individuati sono C7 e i tricipiti della Sura. Sono punti importanti per controllare e migliorare quella che è la capacità dell'equilibrio, e verranno applicati, perché devono essere poi trovati da un tecnico fisioterapista o medico specialista. L'applicazione del dispositivo medico Equistasi è assolutamente indolore, non percepisce nulla il paziente, solo il beneficio. Essendo tra l'altro il dispositivo medico indossabile, può svolgere il paziente tutte le attività quotidiane nella sua vita, facendo il trattamento. Il dispositivo, tra l'altro, è resistente all'acqua e può essere indossato durante il trattamento di idrochinesi terapia. Il dispositivo medico Equistasi è scritto al repertorio, pertanto la legge chiara su questo è prescrivibile dal Sistema Sanitario Nazionale. Per poter avere la prescrizione, il paziente deve avere il 34% o superiore di invalidità. È necessario che il medico sia un medico specialista prescrittore ASL e deve conoscere il dispositivo e anche l'efficacia sul paziente.